Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. È l'ultima del 2021, è la seconda di Coppa, soprattutto è il confronto fra due autentici anni zero. La Clivense di Sergio Pellissier riceve infatti oggi allo stadio Olivieri di Via Sogare una delle società più storiche del calcio vicentino, la Nova Gens, letteralmente popolo nuovo, fondata a Noventa nel 1914, ma a sua volta ripartita da zero proprio quest'estate, per colpa della crisi, ma anche grazie al suo presidente Graziano Besaggio e alla collaborazione con Spes Poiana e Polisportiva San Vito, che ha permesso di scongiurare il rischio fallimento e tenere in vita marchio e settore giovanile. Sul campo, invece, le ripartenze dei due club sono state decisamente diverse. Campioni d'inverno con avvio sfavillante, i biancazzurri di Allegretti, nonostante però la sola vittoria nelle ultime quattro gare. Decimo posto con due soli successi nel girone C per i rossoblù di Zuccante, reduci dal bel 3-2 sulla Reunion Sanguinetto nel debutto di Coppa. Amici sportivi del calcio dilettantistico, benvenuti allo stadio Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense Nova Gens, benvenuti da Luca Corradi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Di nuovo insieme amici di Avelia, della Clivense del calcio dilettantistico, per questa seconda giornata di Coppa Verona Memorial Gianni Segalla dallo stadio Aldo Olivieri di Via Sogare. Bentornati con Luca Corradi e Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Ciao Luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi questa seconda partita, la Clivense sappiamo ha giocato la prima a Fumane pareggiando per 0-0 in una bella gara combattuta la settimana scorsa. La Nova Gens invece ha fatto di meglio e al momento è davanti in classifica perché ha battuto per 3-2 una formazione anche abbastanza forte come la Reunion di Sanguinetto. La squadra vicentina ha vinto con la doppietta di Albino. La Clivense è, come sappiamo, campione d'inverno con largo anticipo nel girone B della terza categoria. Nel girone C invece la Nova Gens è decima, terzultima, ha vinto solo 2 partite su 11. Le squadre stanno entrando in campo adesso con vediamo la Clivense con la casacca bianca e blu. Clivense che abbiamo detto anche in sede di presentazione ha vinto solo una delle ultime 4 partite con i pareggi con Virtus e appunto Fumanese e la sconfitta abbastanza sciocca dobbiamo dire su questo campo un mese fa contro il Borgo San Pancrazio. La Nova Gens invece è molto in difficoltà in campionato, è una società che praticamente è ripartita così come la Clivense da zero quest'estate, da luglio con la terza categoria per scongiurare il rischio del fallimento e ha messo insieme giocatori che non si conoscevano. Abbiamo parlato in prepartita con il dirigente Luca Smanio che ci diceva appunto delle poche pretese, insomma, almeno per i primi anni di questa squadra, di questa società che vuole naturalmente mantenere viva il marchio e mantenere vivo il settore giovanile grazie alla collaborazione con i due paesi vicini di Poiana e di San Vito. Allora Jacopo, torniamo invece sul campo, diamo un'occhiata anche alle formazioni. Ci sono tanti assenti oggi nella Clivense, anche un po' di turnover immaginiamo. Sicuramente si schiera Allegretti con di nuovo Gasparato che anche quest'oggi parte dal primo minuto per mettere minuti nelle gambe, affiancato dal solito Inzerauto e De Martis. A centrocampo spazio poi a Vitale con Castellucci, probabilmente adesso vedremo in cabina di regia. E dietro difesa con Vallese e Motta Terzini e Latimi che anche lui torna dal primo minuto a fianco di Tenuti. Poi ci sono naturalmente Pavoni, Vitale, abbiamo detto in panchina Squizzi, De Panni, Beneduce, Facciolo, Oneda, Braga, Cavallaro, Fasolo e Olivieri. Fasolo che è vicentino, area di derby per lui. Sta per iniziare la partita agli ordini del direttore di gara che è Marco Bodini della sezione di Verona. Poi adesso andremo a leggervi anche la formazione ospite, non prima però di aver aspettato proprio il fischio d'inizio del fischietto veronese. Si parte amici sportivi, buona Clivense Nova Gens a tutti. Primo pallone per la squadra di Allegretti. Allora la formazione ospite invece schiera Facchin tra i pali, poi Basso, Zambotto, Alcesti, Piccotin, Rucci, Sartori, Aiello, Albino, Pierantoni e Sardi. In panchina ci sono Pretato, Rama, Youssef, Marchiorato, Koulaidi, Tognetto, Sartori e Giove. Il mister della squadra ospite è Mattia Zuccante. Nova Gens che ha vinto, abbiamo detto, la prima partita, quindi oggi la Clivense, se vuole passare il turno, visto che passa solo la prima con le migliori seconde, insomma, deve cercare di vincere. Sicuramente è risultato obbligato per provare a riacciuffare la Nova Gens, che in questo momento appunto è in testa al girone B della Coppa insieme agli Young Boys. Young Boys che ha battuto invece il Pozzo per 2-0 nella prima giornata. E quindi la classifica è presto fatta, Nova Gens e Young Boys 3, Clivense Fumanese 1-0, Sanguinetto e Pozzo. La prossima partita naturalmente sarà nel 2022, questa è l'ultima del 2021 con la Clivense ancora qui allo stadio Olivieri l'8 gennaio, è un sabato proprio contro gli Young Boys e il giorno dopo la domenica invece la Nova Gens in casa contro il Pozzo. Si gioca nel frattempo da 1 minuto e mezzo, palla appannaggio dei padroni di casa con Elatimi che scambia con il compagno di reparto odierno, ovvero Nicola Tenuti. Lancio fuori misura per Motta.
La Clivense sembra schierarsi con un 4-3-3 con a centrocampo Castellucci interno di destra, in mezzo al centro Vitale, dall'altra parte Casparato, mentre davanti punta centrale De Martis, affiancato a sinistra da Inzerauto e a destra da McMedi. Assenti Schiano, Romeo, Anastasi, Felici, De Iseppi, Pasinato, questa è un po' la notizia di giornata, e anche lo stesso Davi, anche per lui sarebbe stato un bel derby, lui che è di Arzignano e che vive e lavora a Vicenza. Attacca la Clivense sul settore di sinistra, palla di Motta, cercare De Martis che sbuccia con la testa in direzione di Memedi, anticipato dal difensore della Nova Gens che alleggerisce in out. Inzerauto, spalla alla porta, cerca lo scambio con Memedi, fermato, riconquista però il pallone giocatore macedone, poi Vitale pulisce per Vallese che perde il contrasto e il possesso del pallone. Buono qui l'intervento del numero 7 Elia Sartori. Un'assenza abbastanza importante anche nella Nova Gens è quello di El Kalkal, il giocatore che aveva segnato anche nella scorsa partita e che oggi tra l'altro compie 19 anni, auguri. Tenuti, Motta, scambia con Ilatimi, Memedi, oggi tornato in campo dal primo minuto dopo qualche giornata di turnover, lancia in avanti a cercare Albino, che a proposito di partite precedenti ha segnato due gol proprio contro la Reunion Sanguinetto. Giocatore napoletano con un nome molto particolare, si chiama Francesco D'Assisi, proprio di nome, e Albino di cognome. Vitale, incursione per vie verticali, mantiene il possesso del pallone, poi chiama in causa Memedi, palla sporcata dal contatto con Piccotin e Facchin in rima può afferrare senza problemi. Nova Gens che invece sembra schierarsi con un 4-5-1, quindi una formazione più di contenimento con il solo Albino davanti in mezzo a Tenuti e alla Timi. Sì, abbiamo detto delle difficoltà in campionato di questa formazione che ha vinto solo due gare su 11. La terza stagionale è stata proprio la vittoria della settimana scorsa contro la Sanguinetto. Attenzione a Inzerauto, il tiro prova, che va fuori di poco. Illusione ottica anche del gol. Prima iniziativa della Clivense al minuto 5. Ancora una volta per merito di Kevin Inzerauto. Rinvio di Facchin. Portiere classe 2001. Con il ginocchio Castellucci, che come anticipato e indovinato da Jacopo gioca a centrocampo insieme a Vitale. Colpo di tacco di De Martis che riesce a scambiare con Inzerauto, palla che arriva a Memedi, spazio per il numero 7, area di rigore, Memedi, palla spazio sul destro, non c'è il contatto del portiere, poteva fare di meglio qui Memedi. Sì, si era inserito bene, i difensori gli hanno lasciato qualche metro di troppo, a questo punto poteva andare direttamente in porta. Peccato, comunque Memedi sicuramente tra i più in palla in questi primi minuti. Altro rinvio di Facchin, stavolta un po' più lungo, ma ancora dalle parti di Castellucci che trova tra le linee Inzerauto. Gasparato, il primo pallone della sua partita, cerca di farlo fruttare in direzione di Memedi, anticipato. Sartori, scambio con Albino, poi il lancio dalle parti di Vallese, non perfetto il suo intervento. Sale allora Rucci, giocatore rumeno. E poi un rilancio, accenna l'uscita Pavoni, non si capisce benissimo con Vallese, si spiegano i due. Sì, un auto è regalato qui. Con le mani Piccotin, Albino, controllato da Ilatimi, decisamente più forte sul piano fisico. Con le mani allora Vallese,
Formazione, abbiamo detto, la Nuova Gens che ha vinto poco, anche segnato pochissimo. Pensate, ha messo a segno solamente 12 gol in 11 partite con 5 marcatori diversi. Capocannonieri sono Albino e Yusifu. Anzi, Yusif, chiediamo scusa, c'è un errore di trascrizione. Che è in panchina, tra l'altro, il giocatore ghanese Kudus Yusif, classe 96, che ha segnato 3 gol finora in campionato. Naturalmente nulla a che vedere con la cooperativa del gol di Allegretti, perché sono ben 15 i marcatori diversi in stagione e altri ne arriveranno senz'altro tenuti di testa. Aiello, anticipato ancora Albino, in Inzerauto deve mantenere il possesso del pallone nello scontro ravvicinato con il capitano Alcesti. Operazione riuscita, poi c'è il primo fallo della gara guadagnato da De Martis. Intervento di Facchin che fischia. Sale anche Tenuti. La palla però... E da lì ci va sicuramente Gasparato, che abbiamo visto anche contro la Fumanese colpire la traversa dopo la deviazione del portiere. Lui che sui calci piazzati si può rendere sicuramente pericoloso. Sì, difficile che cerchi la conclusione in porta, anche se in questo momento prova ad allungare un po' la rincorsa. Però potrebbe anche suggerire sul secondo palo, c'è il Latini in particolare che ruggisce con i suoi centimetri. Palla invece bassa, è finito anche a terra De Martis, messa fuori, tutti per terra, si prosegue, finta di corpo di Vitale che ha nella gestione del pallone il suo punto di forza. Vitale oggi con la fascia al braccio da capitano. Visto che c'è in panchina Facciolo, un po' di riposo per il capitano. Ritornato da un lungo infortunio, Motta prova ad allungare la falcata in area di rigore, Motta all'indietro per Inzerauto, anticipato l'ultimo secondo, ma la palla è proprio per l'11 che sguscia via in area, palla sul sinistro, messa fuori da Zambotto, si resta lì, Motta prova a caricare il sinistro, non fa in tempo e poi rinuncia al contropiede della Nuova Gens. Motta ancora, Gasparato, spazio per prendere il mirino, eccolo qui. Per Memedi, poi De Martis, bello lo scambio, bello il tiro, bella anche la parata, calcio d'angolo. De Martis che sfiora la sua prima gioia con la maglia della Clivense, qui stoppato in angolo da un bellissimo intervento da parte di Facchin. Comunque anche lui, possiamo segnare al tabellino, si è reso subito pericoloso. Sì, davvero incredibile, con 15 marcatori diversi nella Clivense non ci sono giocatori come Gasparato e De Martis. Ma che ha sbagliato anche due rigori. De Martis ha sbagliato due rigori, ricordiamo insomma... Si tratta solo di questione di tempo. Palla messa in mezzo, non ci arriva De Martis. Poi Vallese prova con il destro, anzi era Memedi. Non si è coordinato bene il giocatore macedone e allora sfuma anche questa opportunità. Bella però l'azione precedente con la sponda di testa per De Martis. Il suo destro è la parata pregevole di Patrick Facchin, che adesso sta per rinviare. Castellucci ancora una volta, la terza di fila che la prende sul rinvio, cerca lo scambio poi De Martis con Gasparato che si era fermato, applaude comunque il compagno. Vallese all'indietro, riparte dai Latimi. Castellucci messo un po' in difficoltà in mezzo a tre, ancora i Latimi, il pressing adesso della Nuova Gens, si torna da Pavoni che rischia sull'attacco di Albino. Castellucci, momento di leggera superficialità da parte della Clivense, se la cava la squadra di casa. Vitale si scontra con Castellucci, reclama il possesso del pallone, lo difende e poi torna per la terza volta da Pavoni, che adesso ha due opportunità, sceglie la sinistra. Tenuti per Inzerauto. Sul filo dell'out, solito movimento a rientrare del numero 11, serie di finte, a buono la prima, palla in mezzo ancora per Gasparato, deve girarsi, anche lui deve disorientare gli avversari, guadagna un po' di spazio, poi suggerisce per Motta, area di rigore, Motta, Motta ancora, Motta la mette in mezzo,
E va dentro! In qualche modo è entrato questo pallone. Gol incredibile! O per una deviazione o direttamente, non abbiamo visto, ma sicuramente è stata premiata la caparbietà di Motta, che ha insistito su quel pallone e ha trovato questa rete per l'1-0 della Clivense. Un'azione insistita sulla sinistra, prima con Inzerauto, poi con Gasparato, che con molta pazienza hanno cercato di guadagnare metri, sono riusciti da una posizione di spalle alla porta a girarsi, diciamo decentrandosi un po', e poi hanno chiamato con questo bel filtrante in causa Motta, che si è incuneato in aria, ha trovato un fendente sul secondo palo, non ho idea di dove sia passato quel pallone. Ma l'ho visto in rete, quindi è quello ciò che conta. L'abbiamo visto tutti in rete, e quindi 1-0 al dodicesimo. Come sempre l'operazione più difficile per la Clivense è quella di sbloccare il punteggio, visto che diverse squadre si arroccano un po' sulla linea difensiva. Ci sono voluti meno di 12 minuti alla squadra di Allegretti oggi per compiere questo primo step, grazie alla seconda marcatura stagionale di Daniele Motta, giocatore comasco classe 2001. Prova a reagire la Nova Gens e la Timi lascia il pallone a Vallese, che avanza. C'è anche Memedi, che viene proprio lanciato è buona, da De Martis. Memedi di prima la mette in mezzo, deviazione, alleggerimento allora da parte della Nova Gens, che adesso dovrà provare ad alzare il baricentro, perché è già sotto 1-0. Sicuramente l'attaccante da solo, il numero 9 Sartori Albino, avrà bisogno di una man forte da parte dei compagni per provare a impensierire di più la Clivense. Certo, già è isolato, se in più si mette, qui c'è un tocco che favorisce la Nova Gens, dicevamo, già è isolato in mezzo a tre clienti non facili, no? Quelli della difesa della Clivense Albino, se in più insomma gli lanciano anche il pallone alto contro i Latimi, è difficile che la prenda. Certamente sì, vediamo adesso anche con questi rinvii lunghi in mezzo, ecco, sono tutti preda di solito di Latimi. Vediamo se Castellucci anche stavolta, eccolo qua, era andato a vuoto vitale, che è rimasto a terra un po' dolorante. Gasparato, scambio con Inzerauto, arriva Motta, tutto molto bello ancora per Gasparato, leggermente lungo questo pallone di ritorno, basso, ma Inzerauto ci crede e si guadagna anche un fallo. Questa è la classica azione che dimostra l'utilità di questo attaccante tuttocampista Kevin Inzerauto, che abbiamo visto più volte anche andare a ripiegare, no? Sui calci d'angolo, nonostante non sia altissimo, però fa di tutto per far sentire il proprio peso anche in fase di non possesso palla. Molto generoso, combatte su ogni pallone, quindi non è solo il classico attaccante davanti, ma va anche proprio a cercarsi le occasioni e spesso le realizza anche. Sul pallone Gasparato adesso potrebbe anche provare il destro a rientrare, vista anche la distanza dal fondo. Barriera a due con Sartori e Pierantoni. Parte Gasparato, il destro e poi De Martis atterrato, tutto buono, si prosegue. Attacca ancora la Clivense con Motta, difende il pallone Memedi, lotta e commette fallo, sfuma anche questa opportunità. Giornata bellissima oggi in via Sogare, splende il sole, temperatura sui 7 gradi. Seguito magari riusciremo a darvi anche la quota degli spettatori, mentre Memedi va a farsi medicare o a rinfrescarsi per la sete. Così, infatti, forse una botta al volto. Tutto pronto per il rinvio da parte di Alcesti. Pallone lungo, la prende Motta, ha sparato Vitale, difende ancora una volta il pallone molto bene, ne fa fuori due, tutto buono però, perché il secondo gliela sradica Albino, lo scambio impossibile con Rucci e non può avere la meglio in velocità con Tenuti. Ancora Vitale, Tenuti, applausi del pubblico, la Northside 94 come sempre presente anche oggi, fa sentire il suo calore e il suo supporto alla squadra di Pellissier e di Allegretti.
ancora tenuti dall'altra parte. Era partito Inzerauto, arriva incontro invece De Martis. Buono qui la coordinazione delle due punte centrali della Clivense. Castellucci, Vitale, 360 gradi, Motta prova l'accelerazione, fa fuori il primo, non il secondo, ma c'è ancora Vitale che sembra avere la calamita in quella zona del campo. Motta trova fra le linee ancora De Martis. Buono qui l'operazione in orizzontale. Castellucci riesce a servire Vallese. Siamo dall'altra parte, sulla destra. Vallese prova da solo, fatto fuori il primo, che si è fatto anche male. Ancora Vallese, area di rigore, guadagna il calcio d'angolo, mentre c'è un infortunio per l'avversario che è rimasto a terra. Adesso in modo un po' furbesco è rientrato in campo per sedersi all'interno del campo ed impedire così la battuta del calcio d'angolo. Crediamo si tratti del numero 7 Elia Sartori. Nel frattempo abbiamo visto ci sarà già il cambio. Sì, si vede che non ce la fa. Ha il 6 forse. Vediamo un po', non si vede da qui. Dentro il numero... No, è il 7. Dentro abbiamo il visto il 6 sul... 17. Tutti e due li cambia. Esce il 6, avevamo ragione. Sì, esce il 6 che è Rucci, giocatore rumeno. E entra il 17 che è Nicola Tognetto, classe 2001. E forse il 6 e il 7 ce la fa allora. Sì, sì, sì. Solo un cambio da parte della nuova Gens. Beh, abbastanza obbligato dopo 19 minuti. Tutto pronto allora per questo tiro dalla bandierina con il destro ad uscire di Francesco Gasparato. Palla morbida, messa fuori. Arriva ancora Memedi. Torna da Gasparato. Prima finta, palla sul sinistro. Seconda finta. E adesso sì, la mette in mezzo. Colpo di tacco di Castellucci. Stava per venire fuori un Eurogol. Sì, veniva giù il Synergy Stadium. Ma si apprezza comunque il tentativo. Siamo nel corso del 20° di gioco, 1-0 per la Clivense sulla Nova Gens. In questo momento la Clivense scavalca la formazione vicentina e sale a 4-4 in classifica. Ha sparato verticale volante per Inzerauto, saltato un primo avversario, ne ha due adesso intorno, scivola, perde il contatto con il pallone. Però va ancora una volta a ringhiare sui difensori avversari, li costringe all'errore. E allora la palla rimane bianca e azzurra. Altro cambio. Eccolo qui, infatti, il cambio numero 2 proprio per il numero 7, Sartori. Non ce la fa. E allora entra il 14, che è Kudus Youssef, giocatore ghanese, classe 96, con questa vistosissima capigliatura a treccine. Doppio cambio forzato per la Nova Gens. Sì, non fortunati gli ospiti. Entra comunque un giocatore che ha segnato, come abbiamo detto, 3 gol in campionato dei 12 che ha fatto la Nova Gens. Attenzione a Memedi, area di rigore. Memedi! Ancora una buona parata di Facchin. Bravo qui Memedi, che si era aggiustato il pallone di tacco e poi ha provato subito la conclusione respinta dal portiere della Nova Gens. Non era facile questa parata perché è vero che il tiro era centrale, ma era sotto la traversa anche con una certa forza, colpito di controbalzo da parte di Sky Memedi. E Patrick Facchin ancora una volta ha avuto un buon riflesso, evitando lo 0-2 per la sua squadra. Cambio di pallone intanto. E il nuovo corner per Gasparato. Palla a uscire per Castellucci, non riesce a colpire bene. Vallese, ottimo l'anticipo su Albino, poi rovina tutto sparando sul portiere.
un'azione proprio da difensore qui di Vallese. Sì, ha recuperato subito il pallone, poi però non è riuscito a trovare un proprio compagno in zona offensiva. Tenuti di potenza su Albino, che rimane anche giù colpito alle spalle, il centravanti rossoblu. Si prosegue in Zerauto, l'aggancio, il tocco, poi c'è un tocco di mano abbastanza evidente, non ravvisato dall'arbitro. Sardi la mette fuori. Sardi, che a dispetto del cognome è un giocatore marocchino, si chiama Otman ed è nato nel 98. Si spiegano intanto i giocatori rossoblu con l'arbitro, che forse volevano il fallo. Sembra abbastanza agitato Albino, che si sta appunto confrontando con l'arbitro Marco Bodini. Restituzione della palla nel frattempo. Si riparte ancora da Facchin, che come dice il suo cognome oggi sarà costretto a lavori pesanti. Tenuti Castellucci e Latimi. Non c'è il pressing della Nova Gens. Attende a metà campo la squadra. Bello qui il disimpegno di Motta. Memedi adesso è a sinistra, se l'allunga un po'. Fermato, c'è anche il fallo probabilmente su Alcesti, così è infatti sbagliato qui il controllo del pallone da parte di Memedi, che ha cambiato settore offensivo, si è scambiato con Gasparato, se ho visto bene, che adesso è venuto qui sulla destra. Sì, ha fatto alcune modifiche Allegretti, mettendo Gasparato esterno qua sulla destra e invece mandando dalla parte opposta Memedi, lasciando quindi in un 4-4-2 davanti in Zerauto con De Martis. Rinvio di Facchin, ancora Castellucci, sembra che prenda proprio la mira il portiere ospite quando rilancia Pavoni. O la calamita Castellucci. E gli tira sempre lì nella sua zona, però già insomma è bravo di testa. A ricercare qualche fascia potrebbe essere un'idea. E Latimi. Tenuti. Reclama il pallone vitale, Tenuti va in verticale invece trovando Gasparato con il sinistro. Per Motta, pallone delizioso, ancora Motta, prova l'accelerata, fermato in calcio d'angolo. Quando gioca in velocità comunque è sempre un bel vedere la Clivenza. Sì, oggi trova particolarmente spazio soprattutto a centrocampo, una partita diversa da quella che abbiamo visto settimana scorsa contro la Fumanese. Oggi la Nova Gens lascia invece il pallino del gioco alla Clivenza, che è in questo sicuramente è una delle formazioni più brave e abili a far girare il pallone. Curioso siparetto tra Motta e Allegretti, che si sono spiegati. Ecco qui il tentativo con il rinvio, palla che stava per andare sul primo palo. Dicevamo, Motta aveva cercato subito di farsi suggerire il pallone dal calcio d'angolo da Gasparato per il tocco corto. Allegretti l'ha un po' bloccato, si sono spiegati i due. Memedi perde la palla ma conquista il calcio di punizione per un tocco di mano. Quindi ancora una volta su calcio da fermo con Gasparato. Si va un po' per le lunghe, tutti sulla linea dei 16 metri. Parte Gasparato. Destro in mezzo, tocco e poi si resta lì, occasione per Elatimi, che già pregustava il secondo gol stagionale. Ancora una volta Facchina ha fatto la cosa giusta. Sì, il portiere si sta bene comportando, sventando gli ultimi tentativi da parte della Clivenza, che però si è trovata molte volte lì, quindi alla ricerca del secondo gol. Qui è uscito un po' a vuoto Tenuti, attenzione che ha lasciato scoperta la difesa, attacca Albino ma non può arrivare sul pallone. Era una buona opportunità per la Nova Gens, perché stavolta Tenuti era uscito con un primo anticipo, poi era stato saltato dall'intervento successivo da parte dei centrocampisti rossoblu. Ha dovuto recuperare la posizione vitale, cerca l'idea giusta per aprire il gioco. Memedi, qualche metro guadagnato, bello il tocco per Gasparato. Gasparato 3 contro 3, Gasparato può anche tirare. Gasparato,
rimanda ancora l'appuntamento con il primo gol stagionale. Bella conclusione da fuori area, l'abbiamo detto, se si concede spazio alla Clivense può veramente far male. Qui Gasparato a pochi passi dal gol sfiora la traversa. È stata una bella azione perché è partita da dietro, sembrava fosse un po' bloccato il campo, invece con la verticale prima di Vitale e poi di Memedi si sono guadagnati quei 20 metri che hanno permesso a Gasparato di andare al 3 contro 3. Poi operazione intelligente delle due punte che hanno allargato la difesa, Gasparato ha potuto andare anche al tiro. Piccotin, rilancio con il sinistro, trova proprio la testa di Gasparato. Sardi, il lancio ancora, cercare Albino che anche questa volta desiste e invita alla calma i suoi compagni, non può certo ogni volta farsi scatti contro tre avversari. Sì, troppo isolato, abbiamo detto lì in mezzo tra Tenuti e Latimi. Motta, gesto eloquente a richiamare un supporto. Castellucci, lancio lunghissimo, molto bello, preciso. Per Vallese, un po' corto forse, Vallese vince un rimpallo in un primo momento, poi mette paura a Piccotin che si rifugia in out. Zerauto, ancora lo scambio con Vallese. Vallese guadagna il fondo, la mette in mezzo, De Martis a pochi passi dalla porta. Ancora Vallese, sta crescendo, numero 2 qui, guadagna un calcio di punizione e quindi la possibilità di un nuovo traversone nel cuore dell'area avversaria. Un fattore Vallese sulla fascia destra. Sì, con i minuti che passano sta acquisendo sempre più fiducia qui sulla fascia, proponendosi più volte anche in fase offensiva. Qui ha guadagnato una preziosa punizione e chi va a battere al solito Gasparato. Lorenzo Vallese, 18 anni, giovedì prossimo. Ancora minorenne per qualche giorno, il numero 2. Parte lontanissimo in Zerauto, là in fondo, sul secondo palo. Ha sparato, palla in mezzo, il tocco con la testa, va giù anche Castellucci che si lamenta, si prosegue. Anticipo di Gasparato che però non riesce a controllare il pallone. Applausi comunque del pubblico. Prova la nuova Gens a imbastire un'azione. Zambotto per Sardi, lontanissimo dalla zona d'attacco il numero 11, rinvio di Facchin. La prende stavolta Aiello in anticipo su Castellucci, poi lo stesso Castellucci commette fallo. Sulla destra lanciato il nuovo entrato Tognetto, che costringe Motta all'errore, qui si mette le mani in testa addirittura sulla faccia. Daniele Motta, l'autore del gol che sta decidendo la partita al 12° minuto, qui ha praticamente regalato un calcio d'angolo alla nuova Gens. Sale l'altissimo Alcesti, capitano numero 4. Palla corta però, messa fuori da Castellucci. Area di rigore sul sinistro. De Martis alleggerisce e allancia via sparando con la punta, trova in Zerauto Gasparato, attenzione al contropiede, forse disturbato, sbaglia qui numero 10 Albino in fuorigioco di rientro. Ennesimo battibecco e scambio di opinioni opposte con il direttore di gara. Gioco già ripreso, Castellucci, Motta, Tenuti e della Timi. Gasparato, trovato il corridoio, c'è la sovrapposizione di Motta, servito da Vitale, palla un po' pigra,
svirgola qui il difensore, attenzione in Zerauto, sempre idee chiarissime, non ci mette molto a decidere di tirare in porta l'11. Qui ha fatto bene da sponda, col corpo ha difeso questo pallone mandando a vuoto il difensore, subito di prima ha provato la conclusione, ma sappiamo queste sono le sue caratteristiche. Minuto 32, non c'è nemmeno un appunto sul nostro taccuino che sia colorato di rosso e blu, la Nova Gens ha veramente provato solo a contenere finora, anche per colpa di uno schieramento tattico parecchio rinunciatario, al netto della differenza tecnica tra i 22 in campo. Prova qui a smentirci Albino, che almeno lotta su ogni pallone, anche se finora è stata una specie di Don Quixote. Guadagna comunque calcio di punizione. Sul pallone c'è Aiello, poi Sardi, sovrapposizione di Picotin, prova con il sinistro, palla uscita, dice l'arbitro. Memedi allunga su De Martis, sormontato ancora da Aiello, e poi la finta di Tenuti a chiamare in causa Pavoni, che lancia subito Motta, la falcata del terzino Comasco, bello lo scambio, poi in Zerauto, Gasparato, Memedi, area di rigore, palla sul destro, adesso sul sinistro un tiro cross, ancora Memedi che guadagna il calcio d'angolo, anzi no, dice l'arbitro, a noi sembrava corner, ma contiamo poco per fortuna. Poteva fare meglio anche qui Memedi, un po' confusionario, no? Oggi numero 7, non idee chiarissime, sembra che abbia frenesia. Sì, qui ha provato la conclusione, poi solo grazie al rimpallo è riuscito quasi a recuperare il pallone, però può sicuramente essere più incisivo qua sulla destra. De Martis, ancora Memedi, che comunque sul piano della generosità dell'impegno non ha niente da farsi rimproverare, attenzione qui all'uscita! Poi forse un tocco con le mani, stava per combinarla grossa qui Facchin. Albino, di sponda. Youssef, palla per il... Bel pallone. Ecco, lo stesso Youssef, tifrante. Sembrava anche fuori gioco. Albino non ci ha creduto qui. Sul passaggio del compagno di squadra. Castellucci, versione playmaker. Sì, Albino che più di un'occasione sembra non crederci abbastanza, questi palloni non li rincorre, li lascia andare fuori, forse anche questo richiedeva il suo allenatore, che abbiamo visto particolarmente agitato in panchina. Sì, abbiamo visto invece da una parte e dall'altra sia in Zerauto che Memedi rincorrerli come i palloni tutti quanti, anche come in questo caso senza possibilità di successo, ma la generosità, l'abbiamo detto, è davvero encomiabile da parte delle due frecce esterne della faretra di mister Allegretti. Nel frattempo Pavoni spara sugli alberi, il pallone questa volta ritorna in campo, non va perso come accade di solito. Motta artiglia con il sinistro, fa salire Basso che rimetterà con le mani, ritmi molto bassi in questo primo tempo, con qualche sussulto. Rinvio adesso di Motta a cercare De Martis, controllo difficile ma efficace, bello poi il passaggio per Inzerauto. Inzerauto, il raddoppio della Clivense, 2-0, che passaggio meraviglioso, e non può sbagliare da lì Inzerauto, il 12° gol stagionale sull'assist preziosissimo di De Martis, 2-0 al 36°. Bella azione in verticale come già avevamo visto prima, Clivense che passa dal centro del campo, qui bravissimo De Martis a difendere il pallone e a darlo subito in profondità per Inzerauto, che quando corre verso la porta è imprendibile. E potrebbe essere un fattore anche il fatto dei gol segnati, perché abbiamo detto passano in Coppa le vincitrici del girone e le seconde, le due migliori seconde, quindi anche il fattore gol segnati potrebbe essere importante in caso di arrivo a pari punti.
per Castellucci. Palla alzata. Yusif prova addirittura il tiro da lontanissimo ed è lo specchio di una squadra che non riesce a imbastire azioni pericolose. Davvero senza pretese qui il destro del 14. Tenuti. Vitale. Praticamente due play per la Crivenza. Eccoli qua. Vitale e Castellucci scambiano. Con il primo che suggerisce anche al secondo e viceversa. Motta. Vitale. Torna da Pavoni. E Latini. Spazio per il giocatore marocchino che può salire o suggerire per Memedi. Sceglie invece il lancio lungo per Vallese. Inzerauto. Stava per soffiare il pallone ai difensori rossoblù. E Latini. Con sicurezza qui. Si destreggia. De Martis messo giù, non c'è fallo. Inzerauto. Rimane giù il numero 9. Motta. In qualche modo la tiene in campo. Riesce ancora una volta a mantenere il possesso del pallone. Non precisissimo qui in fase di palleggio la Crivense. Castellucci. Chiama in su di qualche metro e la Timi. Sparato il tocco a mandare via il giocatore Inzerauto, limite Motta. Dell'area. Inzerauto cerca poi Motta, la trottola non riuscita. Tognetto, su di lui ancora Inzerauto, guardate, eccolo lì, non concede un centimetro. Era buona anche l'azione precedente con il tocco di Gasparato a mandare fuori causa l'uscita dalla linea difensiva del giocatore rossoblù. Poi azione sfumata con le mani basso. Tognetto a campanile su Albino. C'è Motta però che prova il suo solito slalom, fatti fuori i primi due. Sinistro a cercare Inzerauto in aria. Anticipo stavolta di Zambotto, che non ha vita facile. Ancora comunque Inzerauto gliela sradica via. Ancora Inzerauto, palla sul destro, è uscita ma davvero indiavolato l'11 della Crivense. Non a caso Pellissier in un'intervista recente lo ha praticamente investito come suo tra virgolette erede, no? Gli hanno chiesto quale giocatore della Crivense può essere uno che ti assomiglia. Fa per lo spirito sicuramente lui, ma dobbiamo dire che tutti i giocatori della Crivense ci mettono l'anima. Sì, ed è questa forse la differenza non solo oggi ma nelle altre partite di campionato e di coppa, quella proprio di non arrendersi, di cercare fino all'ultimo di guadagnare ogni pallone. Sicuramente lo spirito che ha voluto trasmettere il presidente Pellissier. Ancora Motta, ennesimo pallone della sua partita, ha giocato bene anche questo. De Martis, gran lavoro qui, guadagna anche fallo. L'aveva inizialmente perso il possesso della sfera con lo stop volante di petto, poi si era recuperato palla e fallo. Davvero in forma Cristian De Martis. De Martis molto generoso sempre a prendersi il pallone tra le linee, tra il centrocampo e l'attacco. Poi forse questo lo porta ad essere più distante dalla porta avversaria e quindi forse così si può spiegare i pochi zero gol fin qui per lui in campionato. Però e lo meriterebbe, sì, dobbiamo dirlo. Attenzione a Yusif, area di rigore, cerca di rientrare il destro, palla su Pavoni, primo tiro della Nova Gens in porta, arriva al minuto 41 del primo tempo. Di Marti stavolta non riesce a far comunicare il reparto d'attacco. Parte basso con le mani. Tognetto sbaglia. Memedi cerca Gasparato, trova invece
Ancora una volta Zambotto. Eccolo che ha sparato. Tocco corto per Castellucci, verticale. De Martis, il velo non capito da Inzerato. Questa è una notizia. Si lotta furiosamente. Alla fine ancora Inzerauto in mezzo a due, viene colpito da dietro e guadagna l'ennesimo calcio di punizione. Uno dei migliori in campo, come sempre, dobbiamo dirlo, Inzerauto. Abbiamo detto più volte, no Jacopo, se esistesse il fantacalcio della terza categoria sarebbe... Ah beh, io lo prenderei sicuramente. Sarebbe quello con il voto più alto, non tanto per i gol che comunque ne fa, ma ci mettiamo dentro anche gli assist e la media voto. La media voto, se poi ci aggiungi comunque lui capocannoniere, quindi un più tre ad ogni quasi ad ogni partita. Attenzione a Gasparato che prova forse a tirare da lì, siamo sui 30 metri al 43esimo. Qui va in porta. Vediamo. Il tocco morbido invece, bello per Inzerauto, era a due passi dal palo, un'occasione anche questa, una bella invenzione, uno schema riuscito, forse Inzerauto qui poteva addirittura stopparla e tirare. Sì, era davanti al portiere, giustamente si è trovato in una buona posizione, ha detto beh, quasi quasi ci provo di testa, ma qua il portiere non si fa sorprendere. Break della Nova Gens, qui un pestone ricevuto da Iello che rimane giù, l'arbitro era a pochi passi, gli è passato di fianco come se niente fosse e ancora lo sta ignorando. Si disinteressa il tiratore di gara qui in un primo momento delle pene del numero 8, mentre invece adesso fa entrare in campo il massaggiatore col magico spray, immaginiamo. Eccolo lì, la bomboletta magica. Molto flemmatico il direttore di gara. Siamo al 44esimo, vediamo se riusciamo a capire anche il recupero. Si riparte da Pavoni e da Tenuti, mentre lo spray ha funzionato e dopo un sorso d'acqua Iello può tornare in campo, proprio vicino a dove c'è il gioco in questo momento. Memedi non cade nel tranello basso che evidentemente sta provando ad alzare il baricentro da quella parte dove è arrivato il gol di Motta, anche se in generale la Clemenza è attaccato più per vie centrali e comunque anche sulla destra. Molto meno, dobbiamo dire, da quella parte. E la Timi. Ha sparato Vallese. Ha alzato decisamente il suo raggio di azione. Torna da Pavoni. Rinvio morbido dalle parti di De Martis. Scontro volante, arriva Vitale, sale, Vitale, Vitale, la prima finta poi al Cesti, lo ferma molto bene anche se c'è un durissimo scontro, probabilmente ginocchio contro ginocchio tra i due, si prosegue, è rimasto giù dolorantissimo Vitale e si ferma, in modo molto sportivo dobbiamo dire, Simone Pierantoni mette il pallone fuori, tutti e due per terra, è stato davvero bravo qui il capitano della Nova Gens a non cadere nel... trappola della finta di Vitale che voleva spostare il pallone sulla sinistra. Al Cesti è intervenuto nettamente sul pallone, ma poi nella corsa probabilmente ginocchio contro ginocchio si sono scontrati in modo molto doloroso. Mentre nel frattempo è scaduto il 45esimo, siamo quasi al 46esimo ormai. Si rialza per fortuna Vitale zoppicando. Ancora a terra invece l'altro capitano, scontro tra i due capitani. Vediamo se entrambi riescono a rientrare in campo. Comunque potranno sfruttare la pausa dell'intervallo per
Sembra che la peggio l'abbia avuta Vitale comunque, sì. Anche perché è arrivato in corsa, quindi l'impatto è stato piuttosto forte. Rinvio di Facchin, infatti chiede ai suoi difensori di salire. Siamo nel recupero. Rilancio oltre la linea di metà campo. Insegue il pallone e Tognetto. La prende Motta per due volte con la testa e anche con il petto. Aiello si è ripreso il numero 8, eccolo qui. Il rilancio in aria dalle parti di Youssef, anticipato dai Latimi. Insiste la 9 Gels, anticipo secco di Vitale qui che evidentemente anche lui si è ripreso. Altro scontro. Non demorde Vitale, presa una botta, ne prende un'altra, ma non è certo incredibile. Lui che si tira indietro. Castellucci, dribbling importante su Albino per guadagnare metri, poi Elatimi. Vallese, bella la finta! Fatto fuori Piccotin, Vallese, spazio per il traversone con il destro, messa in mezzo. Non ci arriva nessuno. Erano tutti troppo avanti rispetto alla linea del pallone. Motta tira praticamente da casa sua. Nulla di fatto, qui forse finirà il primo tempo perché Bodini ha il fischietto in bocca e non capiremo mai perché, ma aspettano sempre il rinvio dei portieri, gli arbitri, per fischiare la fine delle partite. Vediamo se anche in questo caso succede così. Rinvio di Facchin. Non ancora. Si prosegue. Eccolo qui, il fischio della fine del primo tempo, dopo 4 minuti o poco meno di recupero. 2-0 per la Crivenza sulla Nova Gens. Gol di Motta al 12esimo e di Inzerauto al 36esimo. Jacopo, poco da dire, il risultato rispecchia la partita. Il Crivenza che con questi due gol ha legittimato il predominio in campo. Sicuramente la Nova Gens deve fare molto di più per provare a riaprire il match. E allora amici di Aveglia e di Facebook della Crivenza di Teleradio Adige, a tra poco per il secondo tempo di Crivenza Nova Gens. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Aveglia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Aveglia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Aveglia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Aveglia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Aveglia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Aveglia, internet e fibra per le tue passioni.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo insieme, bentornati amici di Avelia e della Clivense per il secondo tempo di questa seconda giornata di Coppa Verona Memorial Gianni Segalla in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Via Sogare. Fine primo tempo 2-0 per la Clivense sulla Nova Gens. Abbiamo visto un cambio già nelle file ospiti, adesso andremo a dare un'occhiata. È entrato sicuramente il numero 16 Kulaidi, vediamo al posto di chi. Tutto pronto per la ripresa che inizia adesso con il secondo tempo di Clivense Nova Gens. Bentornato anche in cabina di commento a Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Bentornato Jacopo, attenzione. Grazie. Però perché c'è Luca. Subito Inzerauto in aria che semina scompiglio come suo solito, palla che gli ritorna, traversone stavolta sul secondo palo, un po' di indecisione qui sia di Facchin che del difensore dall'altra parte, sfera che termina direttamente sul fondo. E ti confermo che dovrebbe essere uscito il numero 9 Albino, quindi una punta per un'altra punta. È uscito Albino che nel primo tempo, abbiamo detto più volte, era completamente isolato, ha provato a lottare da solo contro tutta la retroguardia della Clivense, insomma detta così è proprio un'operazione improba. Primo tempo che ha avuto davvero poco da dire, quel poco che ha detto lo ha detto tutto di marca locale con il bel gol di Motta al 12esimo e poi attenzione subito al destro fuori da parte proprio di Kulaidi, che è entrato bene in partita, evidentemente ha soffiato il pallone a Elatimi e poi ha rischiato di segnare il gol del 2-1. Un po' leggero qua Elatimi, si è fatto soffiare il pallone che invece era lui in vantaggio, quindi più attenzione sicuramente richiesta da Allegretti. Appena iniziato il secondo tempo, ma non bisogna demordere, ci sono altri 45 minuti da giocare. Non si era accorto forse Latini che gli era cambiato l'avversario diretto, perché c'era decisamente differenza fisica tra il 9 qui, e il 16. Ancora la Nova Gens in avanti, Tognetto guadagna un calcio d'angolo. Esattamente, Nova Gens che è partita agguerrita. Bene, guadagnerà lo spettacolo, speriamo, in questo secondo tempo, perché è davvero troppo remissiva la formazione di Zuccante nella prima frazione di gioco. Dalla bandierina, palla in mezzo, messa fuori da Motta, poi Vitale, l'anticipo netto, lancio in avanti per Inzerauto che ci prova fino all'ultimo, non può fare nulla però. Anticipo di Facchin, nel primo tempo ha messo a segno almeno due parate molto pregevoli, evitando un passivo più pesante per la sua squadra. Qui Pierantoni perde il pallone nel contrasto con De Martis, che poteva
suggerire per Inzerauto, ha tentato una sorta di pallonetto addirittura. Un scavetto, ma troppo lontano. Subito un altro Siamo colpo. Già dall'altra parte. Nuova Genesi intenzionata a riaprire la gara. Castellucci. Controllo elegante, ma forse un po' lezioso. Buono lo scambio qui. Piccotin. Youssef. Stavolta Vallese interrompe la trama offensiva dei suoi avversari. Non ci sono stati cambi invece per ora nella Clivense, ne ha messi in cantiere ben tre già. Invece Mattia Zuccante per la Nuova Gens, due forzati ancora prima della metà del primo tempo. E poi questo è inizio ripresa. Il destro volante qui molto molto pretestuoso da parte di Aiello. Palla in situazione da rugby, lontanissima dalla barra trasversale della porta di Pavoni. Adesso può rinviare. Tenuti rischia, viene anche messo giù in modo falloso proprio da Kulaidi, che dimostra comunque una certa verve, certa anima pugnandi. Forse quella che era mancata ad Albino nel primo tempo, abbiamo detto. Forse anche un motivo per cui il tecnico Zuccante ha voluto fare questa sostituzione. Il rinvio allora con i piedi da parte di Pavoni a cercare Motta. Anticipato da basso, Vitale, De Martis, sponda di petto, poi Gasparato di prima a cercare Memedi, anticipato, attenzione ancora a Memedi, Zambotto, trovato in qualche modo fra le linee, ancora Sardi, fermato in out da Castellucci, che deve ogni tanto fare anche del lavoro sporco, non sempre le giocate belle e pulite. Sardi. Lancio direttamente tra le braccia di Pavoni. Rivio immediato. Qui c'era Inzerauto in fuorigioco. Non può vederlo il direttore di gara. Ancora Inzerauto. Cerca e non trova Memedi. Un po' forzata questa giocata. Ancora una buona operazione di Kulaidi. Youssef attacca la Nuova Gens. Area di rigore. Palla sul destro. Attenzione. E poi la palla che va in rete. Ha segnato la Nuova Gens. Un gol meritato. Credo che sia stato Sardi a segnare. Adesso ve lo confermiamo. Il numero 11. Al sesto minuto. Proprio lui, anche qui un'altra uscita a vuoto di Elatimi, che non riesce a bloccare il pallone e anzi finisce a terra, quindi liberando l'attaccante con Vallese, che ha dovuto ripiegare su di lui, ma è stato bravo il numero 11 Sardi, anche con un tiro non irresistibile, ma in qualche modo è arrivato dentro la porta. Sì, ancora una volta anche decisivo direi Kulaidi, con quello stop volante, no? A centrocampo, che ha mandato fuori causa l'intervento di un centrocampista della Clivense. Adesso è entrato De Pani, sì, credo, al posto di Elatimi. Forse anche sì. Allegretti non ha apprezzato l'entrata in campo di Elatimi e quindi l'ha subito sostituito. Era non in difficoltà contento il giocatore marocchino classe 98, al suo posto Gabriele De Pani. Vediamo come cambia qui il posizionamento della difesa della Clivesse, ma sembra che De Pani si metta proprio in quella posizione, ovvero di centrale destro, esattamente nel suo posto. Tenuti. Abbiamo visto anche la Timi in panchini avere un piccolo battibecco con Allegretti. È il quinto gol che la Clivesse subisce in questa stagione, dopo quelli con l'Edera, con il San Zeno e i due col San Pancrazio. Gasparato, scambio molto bello qui. De Martis, il destro! Il brivido. E qua Facchin sta per combinarla grossa. Era una bellissima azione, ma sembrava tutt'altro che imparabile questa conclusione di De Martis.
prova la Clivense un attimo a risollevarsi, perché l'abbiamo detto, è vero che è in vantaggio di 2-0, ma basta poco per compromettere poi il match e permettere agli avversari di rientrare in gioco. Qui Castellucci non trova con la sua girata di testa la porta. C'è da dire che il gol della Nuova Genova è stato veramente voluto, perché per i primi minuti della ripresa la squadra vicentina si vedeva che aveva una marcia in più, ci stava provando, ce l'ha messa tutta e alla fine è stata premiata. Tutta la panchina della Clivense quasi si sta scaldando, diversi cambi probabilmente in arrivo per Allegretti. Castellucci due volte, De Martis, Gasparato, Inzerauto, prova da solo, Inzerauto perde il contatto col pallone, poi Memedi, area di rigore, Memedi! E riporta lui due gol di distacco. 3-1 al nono minuto, ristabilisce le distanze, un gol voluto, cercato, meritato sull'assist di Kevin Inzerauto. Inzerauto sempre lui lì a combattere su ogni pallone. Ormai siamo quasi ripetitivi, ma è così, e serve questo cioccolatino a Memedi che tranquillizza un po' i suoi. Calmi ragazzi, riprendiamoci questi due gol di scarto. Quarto gol stagionale per Skelzen Sky Memedi, giocatore macedone del 94, che ne ha segnati 3 in campionato, questo naturalmente è il primo in Coppa. E questo conferma che insomma la Clivense contro avversari alla sua portata è chiaramente padrona del suo destino. Se decelera può rischiare di riaprire le partite, se accelera insomma può chiudere la pratica in poco tempo. C'è un altro cambio, è uscito il numero 8 Aiello per la Nuova Genova, è il quarto cambio. Adesso vi diciamo chi è entrato perché è di fronte, quindi non lo vediamo. Un altro attaccante, credo. Potrebbe trattarsi del 18, vediamo. Si schiera a due adesso la Nuova Genova davanti. È proprio il 18, Giacomo Sartori. E dunque attacco a due adesso, finalmente oserei sì, dire. Per era ora sul 3-1. Primo tempo abbastanza inspiegabile, no? Queste squadre che hanno davvero poco da perdere, vengono senza pretese naturalmente all'Olivieri, però insomma un po' di coraggio in più ne risentirebbe in positivo lo spettacolo, la combattività, anche l'autostima magari delle squadre stesse che sono in costruzione, visto che è proprio nuovissima anche questa formazione vicentina. Tenuti deve contenere il solito indiavolato Kulaidi, ci riesce. Tocco di Memedi a chiamare Vitale, bello l'alleggerimento di Gasparato, poi per Castellucci di prima a cercare De Martis, fermato in qualche modo da Zambotto, arriva anche Vallese a spallate con lo stesso Zambotto che può rimettere con le mani. Cristian Zambotto compierà 32 anni martedì. Castellucci, un altro errore. De Pani, De Martis, Gasparato, un dribbling, poi un tunnel allo stesso Zambotto, Inzerauto, prima finta, si accentra, bello il tocco per Gasparato, la palla non gli arriva, bella idea, era difficile ma era una bella idea. Sì, una deviazione fortuita non ha permesso a Gasparato di riconquistare il pallone, si sarebbe poi trovato davanti al portiere. Invio di Facchin, secondo tempo decisamente più bello in questi primi 12 minuti di quanto non avessimo visto negli interi primi 49. Vallese, attenzione, perde ancora la palla alla Clivense, palla sul destro per il 18, il destro la tocca Pavoni, calcio d'angolo, suona la carica anche Sartori, Nova Gens c'è, è in campo, è presente. Sì, sembra quasi un'altra squadra, quella che è rientrata nel secondo tempo. Anche qui, approfittando però di un brutto disimpegno da parte della difesa Clivense, quindi in particolare De Bani, forse è entrato ancora un po' a freddo e ha regalato questa occasione alla Nuova Genova, che ci crede comunque. Ci sta provando a tenere viva la gara. Palla scodellata dalle parti di Pavoni, che blocca e prova ad accelerare le operazioni di rinvio. Trova Gasparato, che ha spazio. Prova l'accelerata al 10, la sovrapposizione di Motta. Si accentra invece Gasparato. Il taglio di Inzerauto. Palla sul destro. De Martis. De Martis sinistro. Fuori di un niente con qualcuno che grida il gol.
Bella azione anche questa in contropiede. Sì, Gasparato quando si accende trova sempre in profondità o un compagno libero. Qui De Martis è andato al tiro, ha sfiorato praticamente il palo. Rinvio di Facchin, trova Tognetto che però non controlla. E allora Vallese. Youssef Tenuti deve dare di più il numero 14. De Pani scivola in difficoltà la retroguardia della Clevense in questo avvio di ripresa. Palla campanile, ancora Kulaidi, aggancio interessante, poi arriva però Tenuti a spazzare via, non trova Memedi, palla che resta rosso-blu. Castellucci, Memedi, fa una cosa difficilissima, un'altra poi servendo Gasparato al volo. Esce bene qui la squadra di Allegretti. Benissimo qui in Zerauto, prova ad andare via in velocità dal Cesti, la sterzata, palla sul sinistro, dall'altra parte De Martis deve controllare, arriva anche Vitale che chiama il pallone. Motta, controllo difficoltoso, gli ringhiano contro in due, poi Castellucci, destro! È e buono. Poi si resta lì, Memedi... Murato dal numero 2. Basso evita il 4-1 mentre è rimasto a terra Motta. Accenno di animi un po' caldi. Deve riprendersi il giocatore che ha sbloccato la partita al 12° minuto del primo tempo. Nel frattempo si prepara ad entrare Olivieri per la Clivense, vediamo al posto di chi. Si rialza intanto Motta, abbastanza dolorante, mentre ci sarà un calcio d'angolo per la Clivense. Il fronte offensivo a sinistro, quindi allora palla a rientrare con il destro di Gasparato. Cercare magari la spizzata di Castellucci, eccola qui. E poi Memedi sulla linea, la deviazione decisiva, salvato il gol qui del 4-1, evitato. Provvidenziale, è stato basso a evitare di basso. Il 4-1. Altro corner, è un déjà vu. Tenuti e poi si resta lì, altro salvataggio sulla linea, incredibile, doppio, ancora basso due volte, sono tre in due azioni, quasi un record. Resta in attacco la Clivense, Gasparato per Memedi, fatto fuori il primo giocatore, palla sul destro, Memedi a giro sopra l'incrocio. Applausi per la Clivense che adesso accelera e cerca il poker per chiudere i conti. Eccolo qui il cambio. Esce Castellucci. Esce Castellucci, anche lui abbiamo visto un po' in difficoltà a inizio ripresa. Entra con il numero 20 proprio Giulio Francesco Olivieri, classe 95. Al 17°. In campo dunque Olivieri, scuola Virtus, quindi rosso-blu come gli avversari di giornata. Olivieri uno dei meno brillanti a Fumane, dobbiamo dirlo. Triturato dai muscoli del centrocampo bianca-azzurro di casa, ovvero Valpolicellese. Pari colori per la squadra della settimana scorsa. Eccolo proprio Olivieri, subito chiamato in causa. Palla sul destro. Motta. Sinistro, lunghissimo, direttamente fuori.
Siamo al 18° della ripresa. 3-1. Inizia anche lentamente a scendere un po' di foschia, mentre c'è il quinto cambio nella nuova Gens. È uscito il 10, Pierantoni, che si è visto, dobbiamo dire, molto poco. Un altro attaccante di peso e di centimetri, guardate la differenza contenuti. Si tratta di Giove, credo il numero 19. Riccardo Giove, classe 96. Eccolo lì, davvero imponente la sua stazza. Le prova tutte ora Zuccante. Pavoni, Kulaidi, davvero importante il suo ingresso in campo. Youssef, basso, ancora Kulaidi, alza questa volta ancora per il ghanese. Tocco morbido, questa volta tenuti alla meglio sul giocatore marocchino, che però torna su di lui. No, una furia assolutamente. Ha sparato Wallese. Memedi prova l'ennesimo allungo in velocità, vince il contrasto, parte Memedi, 3 contro 4, palla per Inzerauto, c'è da questa parte Olivieri, eccolo qui il passaggio per Olivieri. Olivieri fa Kin, evita il 4-1. Che bella azione, partita da Memedi, questa azione che con caparbietà è andato via sulla fascia, poi in mezzo per poi Inzerauto, che è riuscito da terra a servire Olivieri, che subito in campo al secondo pallone toccato quasi non va in rete. Ancora una volta una gran parata di Fachin, che magari non è sicurissimo nelle prese aeree, però quando si avvicinano i giocatori allo specchio della porta riesce a rispondere presente molte volte. Gasparato, palla in mezzo e indovinate chi la prende sul primo palo, sempre basso. Kulaidi sovrastato da Motta, che praticamente gli sale sulla groppa. Sbaglia poi quello di dire il primo errore della sua partita. Gasparato, sbaglia pure lui. Basso. Ecco poi la sponda. L'errore qui di Zambotto. Aveva cercato di servire sulla sinistra. Memedi cambia tutto per Gasparato. Può provare anche a rientrare e tirare qui. Cerca invece il suggerimento con Alcesti che la mette in alto. E poi De Martis. Un tocco beffardo, finisce sopra la traversa. Un po' i fumogeni, un po' la foschia, comincia a farsi un po' meno visibile la situazione. Si accendono anche i riflettori dell'impianto Aldo Olivieri. Kulaidi da solo, fermato in un primo momento, ancora Kulaidi. Non riesce l'aggancio qui di Sardi, che poteva cercare la doppietta. Ma quanto è importante Kulaidi per la sua squadra? Sì, da quando è entrato ha creato più di uno scompiglio alla retroguardia della Clivense. Uno dei migliori in campo visti fin qui. Vitale, Youssef. Lo scambio per Giove anticipato. Buono qui la chiusura di De Pani e poi Vitale. Memedi viene aiutato da Wallese. Sovrapposizione, solita falcata. C'è anche Olivieri da questa parte. Wallese cerca invece De Martis, ma è in mezzo a tre. Non la può prendere. Allora Sardi, ancora Wallese su di lui. Con una spallata giudicata irregolare. E adesso sarà Braga invece a fare il suo ingresso in campo. Al posto credo del che esca 9, De Martis. De Martis. Che ha disputato una bellissima partita con il Soloneo, se così vogliamo dirlo, di non essere riuscito ancora a sbloccare il suo tabellino marcatori in stagione. Finisce senza gol, almeno in chiave Clivense, il 2021 di Christian De Martis. Al suo posto Federico Braga, che invece di gol ne ha fatti. Ne ha fatti 4 ed è il vice capocannoniere della squadra insieme a Anastasi, dietro ai 12 di Inzerauto.
giocando però quasi la metà delle partite, perché sappiamo per i suoi impegni extracalcistici non può essere sempre presente in campo. Attenzione qui a Vitale. Occhio l'errore qui di Vitale. Kulaidi ci pensa Tenuti a metterci la toppa. Inzerauto sovrastato dal Cesti, riesce però l'11 a mantenere il possesso del pallone. Due volte va giù. Calcio di punizione, fa sempre la cosa giusta Inzerauto. Velocissimo qua nel 1-2 con Braga, che è entrato bene in campo. E gioca subito la Clivenzi ancora con Braga. Per vie centrali al Cesti. Gasparato ci prova con il collo esterno del piede destro, palla fuori. Si chiede un altro pallone, ma si preferisce questo. Youssef nella terra di nessuno, però vedete anche Giove, entrato da poco, che prova l'allungo. De Pani. Qui forse sulla linea Vallese, altro pallone buttato via dalla Crivenze. Youssef, fischiato un fallo di mano Olivieri. Sul pallone Zambotto. Area di rigore che si va intasando per vie centrali. Riflettori puntati in particolare su Giove, sui suoi centimetri, sui suoi chili. È entrato a dare manforte ai compagni di reparto, l'attaccante del 96. Pallone buttato in mezzo. Il tocco proprio per Giove. Vitale, Kulaidi, ancora Vitale. Insiste il marocchino. È forse in fuorigioco qui, così è infatti. Sartori non ha il tempo di girarsi. Se ne va anche questa occasione. Siamo sul 3-1. Gol naturalmente della Nova Gens, potrebbe riaprire ancora una volta i giochi. Kulaidi mette pressione a Tenuti, lo costringe a rifugiarsi fuori. E altri metri guadagnati dalla squadra vicentina. Anticipo netto di Motta, che poi lascia lì però il pallone. Pavoni mette tutti d'accordo. Vediamo se prova il solito velocissimo rinvio per Inzerauto. Memedi. Stop difficile, ma riesce ancora una volta. Guardate quanta grinta corsa al numero 7. Guadagna l'out e gli applausi. Inesauribile Memedi. Neanche Memedi. Ancora lui. Colpo di tacco. Vallese cerca spazio per il traversone. Trovato. Rinvio di Picotin, limite dell'area, arriva anche Olivieri, poi Braga, e ancora entrare in partita, ci prova adesso, rinvio di Tognetto, palla lunghissima, De Pani, tocco di Gasparato, Tenuti va da Pavoni, Gasparato, si gira e lancia, Inzerauto anticipato da Basso, che ha fatto davvero una buona partita. Motta vince il contrasto con Kulaidi, che sembra un po' l'Inzerauto della Nova Gens, lotta su ogni centimetro. Ha sparato, finta di corpo sinistro un po' impreciso, non ci arriva Olivieri. Attenzione alla Nova Gens, 4 contro 5, ma ci pensa De Pani a sbrogliare la matassa. Intervento provvidenziale, vitale per Memedi. Olivieri, c'è Gasparato qui libero, servito. Gioca sempre a 2-3 tocchi Gasparato, ancora qui. Memedi. Ancora lui. Tenuti. Motta. Spazio per il cross.
Motta, area di rigore, esagera, poi la mette in mezzo, un rimpallo, ha ragione lui, corner. E dopo questo corner, anzi subito, vediamo. Esce proprio lui. Sì, ed è il vice capitano per questa partita, Facciolo, a fare anche lui gli ultimi minuti di questa partita. Ne mancano comunque 17 più recupero al termine, c'è ancora tanto da giocare, la partita non è vinta per la Clivense che è avanti di 2, 3-1. Facciolo che va adesso a spizzare di testa e poi si metterà al centro della rete uguale della Clivense facendo probabilmente scalare De Pani sul terzino. E magari vediamo se scambia anche i terzini. Attenzione alla palla alzata, c'è un fallo sul portiere, proprio nell'area di porta. Rinvio di Facchin, la prende Tenuti. Youssef ha sparato anticipato da Sartori, poi Memedi, Vallese prova a accelerare, ancora Vallese si porta fuori il pallone ma ha subito fallo, dice l'arbitro che era lì vicino. Calcio di punizione per l'intervento scomposto da parte di Giove. Ha sparato verticale Olivieri, la mette in mezzo, attenzione, in Zerauto, anticipo secco sul difensore destro e Facchin in corner. Era difficile ma anche stavolta è andato vicino al gol in Zerauto. Vuole la doppietta in Zerauto. La bandierina Braga stavolta. Pallone uscire, colpo di testa, eccolo, e poi Facciolo, i gol di Tenuti. Mancava lui nel tabellino marcatori, sono 16 in stagione, gliel'avevamo detto a fine partita nell'ultima casalinga, guarda che devi segnare anche tu. Ed eccolo qui il gol di Nicola Tenuti, 4-1, importante perché stava soffrendo un po' il ritorno della Nova Gens la Clivense. Un gol cercato e voluto dalla coppia di centrali della Clivense con Facciolo che praticamente ha concesso un assist girando di testa in porta. Facchin un'altra volta comunque è riuscito a disimpegnarsi molto bene, però non ha potuto nulla con Tenuti che ha trovato il tappeto vincente, il suo primo gol in stagione. Aveva parato anche questa Facchin, davvero bravo. Se non fosse stato per lui immaginiamo un passivo ancora più pesante per la Nova Gens. E adesso la distanza di sicurezza torna ad essere abbastanza tranquilla per la Clivense che è sul 4-1 a 14 minuti o poco meno dalla fine. Braga, il velo bellissimo di Olivieri, funzionale anche per la sovrapposizione di Vallese che si accentra, palla sul sinistro, sbaglia tutto poi. Zambotto tra le linee, Sartori, interessante l'idea, anzi era Giove proprio per Sartori, palla che non è arrivata al 18. Ha sparato Vitale, Braga aggancio, ha spazio solo. Adesso vediamo se cerca anche il tiro, palla sul destro, eccolo lì, Braga, e 5-1. Un cecchino Braga, la manita, sì, qua gli hanno concesso troppo spazio, forse i giocatori della Nuova Gens non sanno che Braga può essere pericoloso dalla distanza, i piedi buoni ce li ha, l'ha dimostrato anche nelle scorse partite su punizione per esempio, e qui non ci ha pensato due volte per punire il portiere. Quinto gol stagionale per Braga che ne aveva messi a segno 4 in campionato con una, diciamo, quoziente minuti davvero basso, quindi una media gol alta a partita per
il giocatore oggi con il numero 17. E come è successo già in altre partite, la Clevense, diciamo, con la sua qualità e con questi bei tiri da lontano, nasconde anche, no, delle difficoltà che ha avuto durante la partita. Era successo anche per esempio con l'Atletico Squarà, nonostante il 4-0 finale non fu una partita facile, ricordo, qui su questo campo, ma poi i gol nella seconda parte della gara hanno un po' ovattato appunto queste resistenze ospiti. Altro cambio, esce Memedi tra gli applausi ed entra Cavallaro. E chissà che anche Cavallaro non cerchi e trovi il suo primo gol stagionale. È un altro dei giocatori che ha fallito il calcio di rigore. Uno dei più giovani della compagine della Clivense. È un 2003, Gabriele Cavallaro di Catania. Bella avventura di vita per lui. Prova la reazione, la Nuova Gens sempre naturalmente con Cool ID, fermato, Braga non riesce a intervenire sul pallone, Sardi. Ma insiste e recupera questo pallone. Buono qui il lavoro di Braga, poi ringhia su di lui Youssef che gli toglie il pallone. In avanti De Pani che, come avevamo immaginato, si è spostato a sinistra proprio a coprire l'uscita di Motta. È qui Cavallaro, si ritrova. Eccolo Cavallaro. Cavallaro, Cavallaro, palla sul sinistro. No, palla fuori. Si era già alzata tutta la panchina. Ma ha avuto fretta anche stavolta, poteva andare avanti, sì, poteva, aveva altri 2-3 metri sul piede che voleva. Era liberissimo, tutto solo. Eccesso di emozione, potremmo chiamarla, no? Vediamo, perché manca ancora 10 minuti e se vanno avanti così quella del Clivense possono crearne altre di occasioni. Vallese, Vitale ha toccato un miliardo di palloni, quasi tutti in modo corretto, questo no. Youssef, ancora Vitale, scende la nebbia. Zambotto cerca il numero qui Gasparato, non ci riesce, può rimediare verso Pavoni. Vallese, ancora Gasparato di prima per Facciolo, cambia tutto per De Pani, c'è anche Tenuti, rischia De Pani, perde il pallone, Cool ID guadagna fallo, errore ancora una volta sul piano di tattica individuale qui per i difensori della Clivense, scelta sbagliata da parte di De Pani. Arriva basso, siamo sul 5-1 per una partita che nel secondo tempo sembrava in un primo momento complicarsi abbastanza per la Clivense. È stato un inizio un po' thriller dove la Clivense forse doveva ancora entrare in campo, invece la Nuova Gens subito agguerrita per provare a riaprire la partita, così ha fatto, ma dopo alla lunga è riuscita la qualità della squadra di Allegretti. Sì, molto importante dobbiamo dire soprattutto il terzo gol, no? Quello di Memedi che ha ristabilito quasi subito le distanze rispetto ai vicentini. Però poi anche sul 3-1, nonostante le occasioni, non c'era questa gran sicurezza. Pavoni, De Pani, stavolta non ha avversari che possano fargli pressione. Sale, Vitale, Braga cerca l'1-2, molto bello con Inzerauto. Dall'altra parte c'è la sovrapposizione di De Pani che è arrivato velocissimo. Palla sul destro, deve rientrare, prova il dribbling, adesso sul sinistro, all'indietro, il tocco intelligente anche funzionale di Picotin che spezza tutta la trama. Facciolo, Pavoni, Tenuti, c'è Gasparato libero, eccolo servito, può anche girarsi, invece torna da Tenuti. Classiche azioni per addormentare la partita, qui sbaglia però Vitale. Cool ID, uno contro uno con De Pani,
che ha la meglio. C'era forse il fallo qui su di lui. Ancora il marocchino. Zambotto. Sardi. Poi il destro, assolutamente fuori misura da parte di Picotin. Poco fortunata la sua incursione offensiva. Tenuti. Facciolo. Visibilità che scende in modo vistoso. Scusate, gioco di parole. Altro errore qua della Crivenza in fase di impostazione. Rimedia Gasparato. Vitale. Fase di stanca della partita. In avanti al Cesti. Evita l'arrivo del pallone dalle parti di Inzerauto. Ancora il 4. Conquista il pallone Youssef. Giove. Sponda. In avanti Youssef. Non riesce ad arrivarci. Troppo lungo il pallone di ritorno da parte di Sartori. C'è comunque una buona volontà della nuova Gens, che nel secondo tempo, al netto delle sue carenze tecniche e del divario con gli avversari di oggi, sicuramente si è impegnata di più. Ce l'ha messa, ha anche riaperto la partita, a dire il vero. Poi però si è arresa di fronte alla differenza della qualità. Ha cambiato l'atteggiamento, a volte basta poco per provare a rendersi più pericolosi. De Pani. Inzerauto, ottima la sponda. Olivieri, ancora cerca Inzerauto qui. Il destro poi fuori da parte di Cavallaro. Ci ha provato questa volta dalla distanza il numero 18. Ha provato a farsi perdonare l'errore di prima. Anche lui alla ricerca del primo timbro con la Clivense. La nuova Gens prova a rimpinguare il suo bottino con Giove. Guadagna metri. Sardi, l'autore del gol del momentaneo 1-2. Ancora lui con il sinistro. Vallese nel posto giusto. Olivieri. Zambotto. Basso. Al piccolo trotto. Ancora Giove. Cerca una cosa difficile. Gasparato può impostare. Viene a prendersi il pallone Cavallaro. Braga. Vitale. Gasparato. Bello qui lo scambio con Braga, che poteva venire sulla sinistra. C'era De Pani libero, invece va ancora a destra. Olivieri da lontanissimo. Alla fuori ormai abbiamo perso il conto del numero dei tiri provati dalla Clivense. A volte sono anche forzati, però tutti vogliono fare gol, no Jacopo? Sì, ne vogliono approfittare. Hanno visto che adesso i ritmi si sono abbassati, che questi ultimi minuti c'è la possibilità di fare un altro gol. Siamo al 42esimo, 5-1. Giove. Tenuti. Arriva Youssef. Area di rigore. Poi il destro con palla fuori. Era una buona occasione qui per la nuova Gens. Non abbiamo visto il numero nella nebbia del giocatore che ha tirato. Riparte allora ancora la Clivense. Braga. C'è libero Gasparato. Eccolo qui Gasparato. Nuova azione d'attacco sul fronte di sinistra. Arriva anche De Pani a rimorchio. A rientrare Gasparato. Il passaggio per Inzerauto. Indovina sempre traiettorie molto interessanti Gasparato sul movimento dei suoi avanti. Buono qui l'intervento di Picotin, che ha evitato ad Inzerauto di arrivare sul pallone. Braga, che si è preso
i calci piazzati per far rinfiatare un po', anche un po' Gasparato nel suo ingresso in campo. Eccolo qui, il 10. Si libera per il destro. Dall'altra parte, David, l'assist per Inzerauto. Anche questo era veramente bello come passaggio. Poteva stopparla, no? Sì, si è destreggiato bene qua Gasparato. Ha servito un bellissimo pallone a Kevin, che aveva il tempo, sì, come dicevi tu, di stoppare, ma ha provato comunque a trovare la porta. Ancora Inzerauto a ringhiare sul 5-1 a 3 minuti dalla fine sui portatori di palla avversari. Incredibile. L'esempio, penso, per tutti i suoi compagni di squadra a non mollare un centimetro fino al 45esimo più recupero. Ancora Inzerauto sul pallone al Cesti. Deve lottare Cavallaro, che è almeno 20 centimetri più basso. Riesce comunque a tirargli via il pallone. Si resta in attacco per la Clivense. Olivieri con le mani. Lascia poi a Vallese. Si scaldano i tifosi della Northside 94 in tribuna mentre scende la nebbia. Temperatura che sta calando come il sipario su questa partita, che ormai ha poco da dire. Facciolo. Pallone buttato via qui dalla Novagens. De Pani, anche lui a sua volta, regala palla agli avversari. Basso. Kulaidi, un po' scoraggiato, il numero 16, dopo un avvio di secondo tempo in cui era entrato in campo in maniera davvero interessante. Zambotto. Altro fallo fischiato a Vallese ancora una volta per una spallata. Gliene ha perdonata una l'arbitro. Conquistata da Sardi questa punizione. A 30 secondi dal 90esimo. Cinque giocatori della Novagens contro 7 della Clivense più il portiere. Prova addirittura il tiro in porta Zambotto. Poche pretese anche in questa condizione, in questa situazione. Novantesimo scoccato, non abbiamo visto i minuti e le dita dell'arbitro, anche per colpa della nebbia. Disimpegno della Clivense. Sbagliato Youssef. Palla sul destro, palla fuori. Era un buon tiro anche questo per la Novagens. Non ha inquadrato lo specchio della porta. De Pani non controlla. Ingresso così così anche di De Pani, eh? Sì, sia da centrale sia da terzino. Un po' disattento. Giove. Zambotto. Ancora Zambotto con il destro da Pavoni. Nessun problema per l'ex portiere del Legnago. Siamo al 92esimo. Su 5-1 si gioca ancora. Vallese. Viene a prenderla Cavallaro. Eccolo servito. Controllo così e così. Braga. Prova a suggerire Cavallaro. Ma Braga viene da questa parte. Da Gasparato. Controllo. Tocco poi di Braga, un po' lezioso anche qui la Clivense, che può comunque permetterselo sul 5-1 al 92esimo. Kulaidi, Sartori, in avanti, trova Tenuti, Olivieri, Vallese ne ha ancora per accelerare, per dribblare e incunearsi per vie centrali, poi trova Inzerauto forse in fuorigioco, così è infatti, sì. Ma che bella cosa aveva fatto anche qui Vallese al 93esimo, molto lucido. Sì, anche lui oggi tra i migliori. Alla lunga ha preso coraggio sulla fascia, proponendosi più volte in fase. Eccoli qua, forse abbiamo visto
No, credo sia per il fuorigioco. Credo sia il fuorigioco perché non penso che dia il recupero al 93esimo, che se sembrava inizialmente indicare i minuti, ma spero che abbia un cronometro allineato col nostro. Credo sì, che ormai siamo alle battute finali. Stavolta è buona la palla per Inzerauto. C'è anche il 5, Inzerauto, Inzerauto, Inzerauto per chiuderla con il cosa suo sigillo. Inzerauto fuori. Ha fatto tutto quello più difficile, invece dopo doveva soltanto tirare in porta, ma da un'ottima posizione. Stranamente non è da lui, ha sbagliato. Magari anche un po' di stanchezza, no? Sei meno lucido. Occasione per il 6-1. Poteva essere la doppietta personale per Kevin. Qui c'è un calcio di punizione non fischiato, però sembrava falloso l'intervento di Vitale. Si resta quindi sul 5-1. Qui ormai penso che l'arbitro si appresti a fischiare. Si gioca ancora, 94esimo. Inzerauto ancora su Alcesti. Difende il pallone. Braga lo difende anche lui. Due dribbling. Poi Olivieri, anzi Cavallaro col sinistro. Ci ha provato per la terza volta Cavallaro. E adesso sì, ci siamo. Credo che stia per arrivare il fischio finale dell'arbitro Bodini. Finisce 5-1 la seconda di Coppa per la Crivenza sulla Nova Gens. I gol nel primo tempo di Motta e Inzerauto, poi nella ripresa di Sardi per i vicentini, poi Memedi, Tenuti e Braga a chiuderla con il pokerissimo. E così la Crivenza va a 4 punti, scavalca in classifica proprio la Nova Gens, che aveva vinto la prima gara contro la Reunion Sanguinetto. Quindi Jacopo, lascio a te un piccolo commento finale. Sì, la Crivenza chiude nel migliore dei modi il suo 2021, nonché il primo anno di storia per questa nuova creatura di Pélissier. Certo ha avuto qualche momento di flessione nell'ultimo periodo, ma come ha detto Allegretti, fa tutto parte del processo di crescita di questa nuova squadra. Per vedere come proseguirà, l'appuntamento è per gennaio, l'8 gennaio con la terza di Coppa. L'8 gennaio la terza di Coppa è un sabato, si gioca ancora qui allo stadio Olivieri di Via Sogare contro lo Young Boys, mentre la Nova Gens giocherà domenica, il giorno dopo, il 9 gennaio, in casa a Noventa contro il Pozzo. Ricordiamo che il campionato invece riparte a febbraio. Amici di Avelia, della Clivense e di Facebook e di Teleradio Adige, naturalmente con il 640 del digitale terrestre, grazie per averci ascoltato. Un cordiale saluto da Luca Corradi e Jacopo Segalotto. Buone feste a tutti. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.